Un vasto terreno dato in concessione fa riaprire i battenti alla ditta di Rolando Guaiana, imprenditore facente parte dell'associazione Addio Pizzo, e farà ricostruire un futuro all'azienda data in fiamme nei mesi scorsi. Il percorso che porterà l'imprenditore ad ottenere tale concessione durerà ancora una ventina di giorni, con l'opportunità per lo stesso di riscattare il terreno entro un paio d'anni. Per agevolare l'imprenditore, l'ASI inoltre sottoscriverà con il comune una convenzione sulla cessione urbanistica dell'area, in modo da facilitare il cambio d'uso dell'area oggi destinata ad impianti sportivi. Da parte sua, il presidente Cuffaro ha chiesto al comune di diminuire la pressione degli oneri di concessione. Il piano sarà un modello per tutti, secondo il presidente dell'ASI, Alessandro Albanese, e inoltre le spese che l'imprenditore sosterrà per la ristrutturazione potranno essere defalcate dal canone annuale di locazione. Soddisfatto da parte sua l'imprenditore Guaiana. L'area è vasta e potrebbe essere una base d'appoggio per gli imprenditori in difficoltà. E questo è il parere del presidente della Task Force regionale per l'occupazione, Toto Cianciolo. Curatore della concessione dal comune, Elio Ficarra, presidente della commissione attività produttive, che annuncia tempi brevi per il via ai lavori di bonifica e pulizia dell'area.